Una maxi frode realizzata attraverso l'utilizzo di carte di credito clonate è stata scoperta dalla polizia. Gli investigatori della squadra mobile della polizia postale hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla procura a carico di 24 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, al riciclaggio e all'illecito utilizzo di codici di carte di credito clonate. È emerso che la base operativa del gruppo era a Palermo, ma con ramificazioni anche in ambito nazionale e con profili internazionali, finalizzata al conseguimento di ingenti somme di denaro mediante l'uso fraudolento di codici di carte di credito clonate. La banda sgominata aveva propaggini internazionali in Russia, Ucraina e Romania. L'operazione denominata Free Money è partita dopo la denuncia presentata alla squadra mobile dal direttore di un istituto di credito cittadino relativa a un tentativo di frode con carte di credito clonate avvenuto attraverso l'utilizzo illecito di un POS appartenente a una ditta di autonoleggio con sede a Palermo. Il giro d'affari accertato dagli investigatori ammonta a circa 3 milioni di euro. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni telefoniche ambientali e telematiche, riscontrate tra l'altro da servizi di pedinamento, osservazione sul territorio e accertamenti bancari. Le vittime della truffa erano nella maggior parte dei casi possessori statunitensi di carte di credito clonate da hacker russi per svariate migliaia di dollari. La portata del fenomeno, che già da tempo aveva assunto dimensioni considerevoli, aveva destato la preoccupazione delle autorità statunitensi e l'interesse dei media americani. Non è escluso che quello delle truffe con carte di credito clonate possa essere un nuovo canale di approvvigionamento delle casse della mafia, e ciò sarebbe dimostrato dalla contiguità di alcuni dei 24 destinatari del provvedimento di fermo a note famiglie mafiose palermitane.